carnevale italiano colora anche Vancouver. È andata in scena ieri presso il Centro Italian Cultural Center della metropoli della British Columbia Le Maschere di Carnevale, opera teatrale scritta e diretta da Patrizia De Cillis e interpretata dai Giullari. Today we are celebrating the Italian Carnevale. Carnevale is always celebrated in the month of February, March, and it's a big celebration in Italy, and we would like to continue to keep this tradition here at the Italian Cultural Center. Sul palco, tra battute, scherzi e risate, le tradizionali e popolarissime maschere della commedia dell'arte all'italiana, da Pulcinella, interpretato dalla stessa De Cillis, a Colombina, da Pantalone al Dottor Balanzone, fino ovviamente ad Arlecchino e Rugantino. We have other traditional masks. We have Arlecchino that is very recognizable because the costume is with a lot of colors. And Arlecchino comes from Bergamo, which is in the north of Italy. Then we have Colombina. Colombina is from Venice. And again, here I have the mask of Pulcinella, but you have the... You met Pulcinella in person. Alcuni personaggi non... Non sono conosciuti come Pulcinella e Arlecchino. Il Rugantino, per esempio, è una maschera romana che si conosce e non si conosce. Un pomeriggio dedicato ai bambini, ma non solo, per portare anche da questa parte dell'oceano i costumi, la musica, i colori tipici del carnevale italiano, in un viaggio nella tradizione di una delle feste più amate dai più piccoli, alla riscoperta di maschere e storie da mantenere in vita anche in Canada, soprattutto tra le nuovissime generazioni. Questo weekend, che il carnevale cade in concomitanza con l'anno nuovo cinese, a scuola hanno solo imparato dell'anno nuovo cinese e quindi ero estremamente triste che mio figlio non sapesse nulla del carnevale. Quindi grazie davvero al Centro Culturale Italiano. Appuntamenti come questi sono proprio uno dei fiori all'occhiello del centro di Vancouver. Da anni punto di riferimento per le famiglie italo-canadesi e non solo della città, desiderosi di conoscere, riscoprire e tramandare la cultura tricolore anche all'estero. È importante perché è il nostro mandato di insegnare la lingua italiana e di insegnare anche le tradizioni italiane. È importante fare la festa per i bambini perché gli stimola la loro immaginazione. E poi si ricordano di queste serate belle. Non lo dimenticano, certamente. So, buon carnevale a tutti! Ciao!